Per i 10 motivi che tengono le persone lontane dall'arrampicata, oggi ti voglio parlare del sovrappeso. Pensi di non poter arrampicare perché sei in sovrappeso? Per prima cosa, l'arrampicata non ha limiti di peso. Seconda cosa, più pesi, più impari. Io personalmente ho insegnato a un sacco di persone pesantemente in sovrappeso, uno addirittura fino a 130 kg. E ti posso garantire che se ti reggi in piedi e puoi camminare senza assistenza, quindi da solo, puoi scalare e trovarlo estremamente divertente ed addirittura rilassante, se scegli un metodo ad hoc. Infatti, come puoi vedere da questi esercizi, quello che io sviluppo è la disinvoltura del gesto attraverso il controllo del corpo. L'obiettivo degli esercizi è quello di muoversi senza utilizzare sforzo muscolare che potrebbe irrigidire i movimenti. L'arrampicata è equilibrio. È una disciplina che studia la relazione con il contesto attraverso dei movimenti verticali. Il movimento verticale sviluppa oltremodo la percezione del nostro corpo, delle nostre sensazioni. Quindi per arrampicare hai bisogno di imparare a sentire e a secondare la forza di gravità. In questo modo potrai gestire il peso correttamente, senza utilizzare grandi sforzi muscolari, se non quello necessario per mantenere le posture rette e quindi mantenerti in piedi. Se ti senti pesante è tutto molto più semplice. Perché? Perché percepisci di più, sei più sensibile, senti di più. Come c'è qualcosa di strano, lo senti. Come se ti metti storto, lo percepisci. Male che va, cadi subito se sbagli evidentemente qualcosa. Quindi che vuol dire? Che tu l'errore lo percepisci molto di più e più velocemente. Una persona che invece è molto secca e potrebbe essere relativamente più forte, per il fatto che pesa di meno, in realtà potrebbe salire senza effettivamente percepire se sta sbagliando oppure no. Quindi di fatto uno più è pesa, più è accorto e quindi impara più velocemente. Terzo punto è che in realtà l'arrampicata potrebbe essere una delle soluzioni al sovrappeso, proprio per il fatto che è un'attività di tipo isometrico anaerobico che tende comunque a trasformare da subito la massa grassa in massa magra. Quindi si può fare, conviene. Rimani connesso, iscriviti al canale. Alla prossima!